di chi dovete affannarvi se Gesù vuol farvi pervenire alla patria celeste per i deserti o per i campi, quando è per gli uni e per gli altri si persevera lo stesso alla beata eternità? Allontanate da voi ogni soverchia preoccupazione che nasce dalle prove con le quali il buon Dio vuole visitarvi, e se ciò non è possibile, allontanatene il pensiero ed in tutto vivete rassegnati ai divini voleri. Pace e bene, carissimi amici. Un altro giorno, un altro dono da vivere con profonda gratitudine al Signore che ce lo dona. Niente è dovuto, niente si dà per scontato. Ogni giorno della nostra vita è il segno di un amore grande di Dio nei nostri confronti. Siamo ancora qui a testimoniare con la nostra vita che il Signore ci ama e ci chiama ad essere ogni giorno sempre più coerenti con il nostro impegno di cristiani, impegno che abbiamo assunto nel giorno del nostro battesimo. Sì, con il battesimo siamo divenuti figli di Dio, ci siamo impegnati a seguire Gesù, il Cristo. E tutto questo, cari amici miei, con una serenità costante nel cuore, con la pace che ci viene dall'alto, con la gioia che ci viene dalla comunione con Gesù. Padre Pio, ai suoi figli spirituali, non faceva mai mancare queste indicazioni e loro ne facevano tesoro. Quanti di loro hanno annotato nei loro taccuini le espressioni che il Padre rivolgeva loro durante la confessione oppure in un incontro amichevole che Padre Pio intratteneva con i collaboratori, con i dipendenti di Casa Sollievo. Ed ecco allora Alberto Del Fante che annota tra i suoi appunti quello che leggiamo come consiglio di Padre Pio per questa giornata. Di che dovete affannarvi se Gesù vuole farvi pervenire alla patria celeste per i deserti o per i campi, quando è per gli uni e per gli altri si perverrà lo stesso alla beata eternità? Allontanate da voi ogni soverchia preoccupazione che nasce dalle prove con le quali il buon Dio vuole visitarvi. E se ciò non è possibile, allontanatene il pensiero ed in tutto vivete rassegnati ai divini voleri. Sì, cari amici, la meta che il Signore ci ha dita è la meta della felicità. La strada per raggiungerla ce la indica Lui. E come dice Padre Pio, qualche volta ci invita a passare per i deserti, qualche volta ci invita a passare per i campi. Ma questo non ci deve dare pensiero. Il nostro pensiero deve essere quello di raggiungere la meta. Allora saremo nella pace, saremo nella gioia. Ecco perché allora Padre Pio invita ad allontanare ogni preoccupazione inutile che nasce dalle prove. Sì, raggiungere la meta per il deserto potrebbe essere fastidioso, potrebbe essere doloroso, ma se noi ci facciamo scoraggiare dal deserto non gusteremo la meta. E allora chiediamo al Signore questa consapevolezza. Chiediamo al Signore questa forza, questa gioia di andare sempre avanti, anche se dobbiamo attraversare il deserto. Pace e bene.